Il decreto salva casa varato dal governo nazionale può aprire spiragli per la situazione in città tra i comuni con il tasso più elevato di abusivismo edilizio e al contempo con una mole di pratiche di sanatoria sempre elevata. Obiettivo del decreto è quello di svecchiare un testo unico sull'edilizia risalente a più di 20 anni fa che non è più in grado di dare risposte immediate alle necessità del patrimonio edilizio italiano. Il forzista Vincenzo Cirignotta, dopo la proposta di regolamento sul recupero dell'evasione dei tributi locali, si rivolge nuovamente al sindaco Di Stefano e all'amministrazione comunale. Il decreto salva casa approvato dal Senato è stato varato per sbloccare il mercato immobiliare. Prevede gli interventi per quanto riguarda la riqualificazione del patrimonio edilizio immobiliare, interventi che vanno a incidere sui campi di destinazione d'uso, abitabilità, sanatoria di piccole difformità. Ci sono tantissimi risvolti e aspetti che vanno approfonditi, ma diciamo che un articolo importante che ho potuto studiare e approfondire è l'articolo 36 bis. L'articolo 36 bis che dà la possibilità ai cittadini di presentare, di sanare le piccole difformità. E dove, in merito a questo articolo, è stato introdotto un principio importantissimo, finalmente, che va a semplificare il procedimento edilizio, che è quello del silenzio assenso. Le pratiche vanno presentate, il permesso di costruire in sanatorio, la scia, essendo 45-30 giorni, il comune non risponde, si forma il principio del silenzio assenso. Secondo il professionista è importante che Palazzo di Città si organizzi per tempo attraverso l'attivazione in comune di uno sportello di informazione, assistenza e consulenza sul decreto. Proprio per spiegare ai cittadini come si devono districare nei meandri di questo testo, di questo decreto salva casa, che ricordiamoci, quando parliamo di norme edilizie parliamo di norme edilizie, diciamo, di norme molto complesse, ho chiesto al sindaco di valutare l'opportunità di aprire uno sportello dedicato, un ufficio dedicato di consulenza, assistenza, informazione ai cittadini, anche attivando dei protocolli d'intesa con gli ordini professionali di riferimento, e nel caso in cui fossero necessarie delle risorse finanziarie, siccome parliamo di interventi che vanno a riqualificare il patrimonio edilizio comunale, prelevare le risorse finanziarie dalle royalties petrolifere.